Ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram per non perdere tantissimi contenuti esclusivi. Inoltre, in descrizione, nel primo commento, trovate il link di accesso a un gruppo Telegram riservato agli iscritti del mio canale, dove potete parlare di football con tante altre persone e ricevere tantissimi consigli sul Dream Team. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per continuare il mio Road to Glory a modalità Dream Team di Football 2023. Nello scorso episodio avevo chiesto 90 like e 50 commenti, sono arrivati circa 80 commenti e 100 like, quindi grazie mille ragazzi, mi avete fatto capire che per adesso devo continuare a portare questa serie. Chiaramente vi lancio la stessa sfida, se volete un altro episodio di questa serie pubblicato domani, quindi esattamente tra 24 ore, ci vogliono sempre 90 like e 50 commenti. Vediamo se riusciamo a replicare. Nel caso in cui non dovessimo arrivare a questa cifra, chiaramente il prossimo episodio non arriverà domani, ma arriverà nei prossimi 2-3 giorni. Ovviamente ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, attivate la campanella, è l'unico modo per essere sicuri di non perdere mai nessun episodio di questa serie, quindi fatelo. Ok ragazzi, eccoci qua, anche quest'oggi chiaramente proveremo un nuovo giocatore. Pedro Goncalves può giocare a centrocampo, ma io lo userò a trequartista perché secondo me, in base alle statistiche che ha, è più adeguato come trequartista. Chiaramente, come sempre, non cambia moltissimo tra la versione base e questa, quindi io provo questa perché ce l'ho, che è la versione Players of the Week, ma voi se non ce l'avete provate la versione base, che è maxata, più o meno arriva più o meno la stessa cosa. Adesso non sono andato a controllare, però credo che la differenza sia massimo di 4-5 punti, credo. Comunque, questo fatto che proviamo sempre nuovi giocatori è un motivo in più per lasciare il mi piace e il commento. Quindi, come ho detto all'inizio, lasciate il mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere come sta andando la vostra scalata, fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie, insomma, ditemi la vostra. Ok ragazzi, siamo saliti un po', posizione 5698, abbiamo fatto una vittoria e due pareggi nelle prime tre, valutazione 1565. Ragazzi, andiamo a fare una partita e vediamo di vincerla chiaramente, vediamo con chi ci abbina innanzitutto. Avversario trovato ragazzi, avversario trovato, vediamo chi sarà il primo sfidante di questo episodio. Quest'oggi due partite ragazzi, non più di due partite, e vi mostrerò i game per intero, non perché non ho voglia di giocare, ho tanta voglia di giocare, soprattutto dopo l'affetto che mi avete dimostrato nel video precedente, nello scorso episodio, ma semplicemente perché davvero oggi non ho tempo, è tardi, sto registrando adesso che sono le 12 e pubblicherò questo video alle 13 e qualcosa, quindi pensate quanto sto registrando tardi. Se gioco tre partite non ce la faccio a pubblicarvi chiaramente il contenuto per le 13 e qualcosa, devo giocarne, gioco forza 2. Allora, Kanté è morto e anche Hernandez, iniziamo bene. Comunque prima non l'ho detto, però l'avete visto, giochiamo contro un divisione 3. Lì sulla sinistra e faremo così, chiaramente spostando Cannavaro. Ah, perché prima devo pensare al terzino, sì. Spostando Cannavaro qua. Hernandez che è giù, lo togliamo, mettiamo Rudiger e giocheremo così, proveremo a giocare così, non c'è altra soluzione. Poi voglio mettere al posto di Batistuta Rafael Leao, voglio giocare un po' con lui, ovviamente non lo stiamo provando per la prima volta, e questo è chiaro, lo abbiamo già provato, però con questo modulo, adesso che ci penso, lo stiamo provando per la prima volta, mentre quando lo provammo, diciamo, la prima volta in assoluto fu con un altro modulo, un modulo diverso, e adesso vedremo cosa riesce a fare con questo schema, ma diciamo che la puntata ovviamente è dedicata a Pedro Goncalves perché lui lo stiamo provando per la prima volta in generale in assoluto, vediamo un po' cosa riesce a fare in quella posizione, lui può giocare anche al posto di Guti come ho già detto come centrocampista. Ah, la squadra è il nostro avversario, ci rimangono pochissimi secondi, vediamo se riusciamo a vederla al volo. Sì, Vlahovic, Leao, Neymar, De Jong, Allison in porta. Ok, andiamo in campo. Ok ragazzi, siamo in campo, come già detto mostrerò tutta la partita senza tagli perché il tempo di fare i tagli questa volta non c'è. Alla prossima puntata tornerà tutta la normalità. Giochiamo contro un player che milita in divisione 3.
Occhio subito kickoff, occhio Allison in manuale ragazzi, Allison in manuale. Neutralizza il kickoff glitch dell'avversario, prepotente, utilizzato in maniera corretta. Ha fatto bene ragazzi, ha fatto un kickoff ricco di scambi. Passa. No, maledetto, mi sono allungato il pallone. Ok, superato. No. Scusate ragazzi, il mio gatto ha buttato qualcosa a terra. Ragazzi, non riesce a passare, forse quello era fallo, eh. Ancora buona Leao, servire Guti, l'1-0. Di là Guti difficilmente sbaglia ragazzi, di là Guti difficilmente sbaglia. Bravo il mio avversario nel pressare, però si è scoperto troppo in questa occasione, succede. Questa volta riusciamo a paralizzare il kickoff con facilità. Peccato. Messi, grande numero. Neymar prova ad alzare questo pallone per Messi. Fuori gioco ragazzi, colpo di testa Sbilenko, però mi sono esaltato perché il lancio era bello comunque e lui era stato messo davanti al portiere alla fine. So che ha buttato a terra raga, devo andare a controllare tra un po'. Che era un tonfo abbastanza pesante. Non so chi di voi ha gatti, ma i miei sono tremendi, raga. Sono dei distruttori di mondi. Vai Leao, mamma mia. Mamma mia, Rafael. Adesso devo mettere in pausa e andare a controllare cosa ha distrutto. Un secondo, raga, abbiate pazienza. Vi farò questo brevissimo taglio. Ah, mi sa che ha quittato, raga. Quindi non c'è bisogno nemmeno che vi faccia il taglio. Mi sa che ha quittato. Sì, ha quittato. Abbiamo vinto, raga. Quindi alla prossima partita. Andiamo subito alla prossima partita. 61 punti perché ancora è attivo il bonus. Nulla, ragazzi. Per fortuna non ha distrutto nulla. Ha solo buttato a terra una bottiglia chiusa. Quindi non ha fatto manco il danno. Vabbè, di plastica, quindi va bene. Avversario trovato ragazzi, vediamo con chi ci abbina in questa seconda partita dell'episodio. Chiaramente poi ne giochiamo un'altra, la prima non la contiamo, è durata troppo poco. Divisione 2. Purtroppo Kanté ha la forma incostante mi sa in questa settimana raga, perché sta sempre giù, anche questa volta sta giù. E metteremo Kimmich al suo posto. Il difensivo su Kimmich. Fortuna Hernandez questa volta non sta giù. E contropiede su Leao, voglio tenerlo ancora in campo perché secondo me è devastante. Ovviamente l'ha fatto quittare dopo quel gol che ha fatto. Veramente fortissimo. Questa è la squadra del nostro avversario. Credo che quei Lewandowski del Bayern Monaco, Casemiro del Real Madrid staranno ancora per poco, perché con l'aggiornamento li tolgono e vi danno i GP. Da quello che si è capito, raga. Quindi ancora per poco voi dovrete passare alla versione attuale del giocatore, se lo volete. Ok ragazzi, siamo in campo, seconda partita dell'episodio, player di divisione 2 dinanzi al nostro cammino e anche questa volta vi mostrerò tutto il match. La palla persa. Mamma mia Allison, non in manuale raga, intervento automatico, non ho fatto niente io. Mamma mia. No ragazzi, non ci credo. Non ci credo, non mi ero accorto che il pallone stesse arrivando a me. Ho continuato a tenere premuto la X per pressare e invece mi ha fatto il passaggio Neymar. Sbagliato clamorosamente. Peccato, era buona l'idea.
Bello. Bellissimo. Stavolta è manuale, raga. Questa volta l'ho selezionato. Mamma mia, di poco non è passato. Ecco, stesso problema di prima. Credevo di dover pressare, invece il mio giocatore aveva recuperato il pallone, quindi un po' male. Neymar calcia a giro, mamma mia, Neymar Super Saiyan di quarto livello, mamma mia. Andiamo. Che è quasi riuscito a passare, ragazzi. Adesso con Calves molto bene, eh. Aia, sbagliato il disimpegno. Copri la linea, bravo. Mamma mia, ancora una volta con Calves sulla linea. Passaggio. Per metà, meno male. Guti. No, brutta palla persa. Spazio. No, era direttamente per Leao, ma ho premuto troppo poco, me l'ha fatta per Messi. Ho esagerato, lo ammetto. Alle volte mi sfugge un po' la mano. Bella. Opla, Leao. Bello scambio, raga, bella azione. Senza skills. Questo pure per chi è che dice fai gol solo con le skill. No, non solo, raga. Anche con le skill. Non solo. Anche. È una cosa diversa. Come del resto fanno anche i miei avversari, eh. Ci sono avversari molto bravi che fanno la stessa cosa, gol sia skillati che con tanti passaggi o con lanci, eh. Bisogna un po' fare tutto, secondo me. Ecco, io ad esempio non utilizzo molto i cross di questo periodo, leggermente di più i cross, perché non fa parte proprio del mio stile di gioco, però di questo periodo un po' di più li sto utilizzando. Bello, è passato. Poi Cannavaro recupera e riesce a spazzare. Bravo. Fuori giù. Di poco sicuramente. Ma di pochissimo. Perché la linea è messa male, raga. Non dovrebbe essere così la linea, in teoria. Aveva capito che andavo su Goncalves. E qua ottimo anticipo. No,
Vuoto, attenzione. Azione pericolosa, Allison. Un polpo arriva, allunga i tentacoli. E 2-0 al primo tempo. 2-0 al primo tempo, gol di Neymar e di Leao. Il primo con skill, il secondo con scambi. Per adesso sta andando tutto come deve andare. Scandaloso, mi ha scritto questo. Scandaloso. E lui? Sì, è lui. Scandaloso. Tu dici tu, Kumba. Vabbè. Che gol scandalosi ho fatto, scusate, raga. In uno gli ho fatto venire il mal di testa con Neymar. E nell'altro tutti scambi. Madonna, se ti entravo in porta con tutto il pallone così, volevo vedere se era scandaloso. Madonna, mi è passato questo pallone. Vai. Mamma mia, ti sta andando bene, amico. Ti sta andando bene. Errore mio, erroraccio, meno male che c'è Fabio. È spazzate, spazzate! Vai Kimmich, spazza. E spazza. Ok. Tra un pochino facciamo dei cambi, ragazzi. Ah, peccato, fermato Calves. Occhio che recupera un ottimo pallone. La palla in mezzo, Leao, la stoppa e poi il 3-0 di Rafael Leao. Di Rafael Leao. Chissà se starà ancora pensando che è scandaloso questo risultato dopo questa cosa. Io, ragazzi, sinceramente non sto guardando la partita con gli occhi di uno che magari vuole vincere e allora parla a cavolo. A me finora è sembrata una partita dove lui ha avuto due occasioni. Una è stata neutralizzata in automatico da Allison, che ha parato una volta, non 101. E l'altra è stata... Vedi, mi sta insultando. Mi sta insultando in questo modo, in modo tale che poi può, secondo lui, non essere assolutamente bannato, perché gli insulti non sono scritti in maniera completa, ma sono sillabati. E oltre questo, acquittato. Non sapendo, forse non conosce la mia persona, non sapendo che sta andando su YouTube, quindi saluta YouTube, amico mio. 44 punti, 1670. Avversario trovato, vediamo chi sarà l'ultimo sfidante di questo episodio. Un Divisione 1, il primo Divisione 1 che ci abbina da quando siamo arrivati nella massima serie di football. Oh, Kanté di nuovo giù, evidentemente è così. Non si può fare niente, quindi inutilizzabile Kanté per tutta la settimana, a quanto pare. Eh sì, ragazzi. Il resto, per fortuna, va bene. Mettiamo Leao lì, in prima punta. Ovviamente difensivo su Kimmich e contropiede su Rafael Leao. Vediamo la squadra del nostro avversario. Eccola qui. Donnarumma in porta, occhio che è buggato. Vieira fortissimo, vabbè, Allan lì davanti. Andiamo in campo con Calves, fino adesso molto bene, molto bene, gioca bene, distribuisce passaggi, mi sta piacendo. Recupera anche il pallone, tra l'altro.
Ok ragazzi, siamo in campo, terza praticamente, anche se la prima è durata veramente una manciata di minuti, partita dell'episodio, ultima, chiaramente ve l'avevo già detto. Vediamo un po' di andarci a prendere un'altra vittoria. Occhio al kickoff, che sia il portiere che... No, ma perché in automatico non l'ho fatto uscire io? C'avevo Hernandez lì, non si può annullare questa uscita del portiere come un matto per prendere il pallone. Abbiamo regalato a palla, cavolo. E rimessa laterale. No, calcio d'angolo. Allison. Ok, questo è l'uomo dei cross. Mi sa che già l'ho capito, raga. Subito me ne accorgo chi è che abusa dei cross. Leao. Bello l'inserimento di Neymar. Arriva l'1-0 sull'asse Portogallo-Brasile. Rafael Leao Neymar. Fa il cross. Mamma mia, ma io lo sapevo, raga. Cerchiamo di non farlo crossare. Non riesce a crossare. Vai Alice. Recuperato da Verratti, molto bene. Qua sbaglia, cosa brutta. Sbaglio pure io. Non era facile perché comunque aveva tutta la difesa sistemata, ragazzi. E che ha perso un pallone senza la difesa sistemata. Oh no, bello. Cerca sempre di andare al cross però, vabbè, qua Hernandez è incantato. Cerca sempre il cross, ragazzi. E è forse il settimo, l'ottavo che fa. Buona Puyol. Calcio d'angolo. Sta tenendo qua fermo in area di rigore. Sta attaccando. È bravo comunque. Poi voi sapete che ha messo, fatto dei cross. Io lo soffro. No. Bravo Allison, in automatico, io non ho fatto niente, raga. Vediamo le cose come stanno. Intervento automatico. Allison, quello è molto forte comunque. Eccolo qui, mamma mia, Allison è stato a salvare sta palla, Allison. Mamma mia, il bug del calcio d'angolo, mi sono salvato. Devo stare più attento.
come Messi. Peccato, è scivolato mentre stava calciando, Sarà ovviamente corner. Vediamo un po' di sfruttare questa occasione. Prima lui è andato vicinissimo. Ci ha salvato proprio il buon Allison. Pallone messo in mezzo da Messi. Esce Donnarumma. Quindi si andrà con le mani. Eh no. Ok, ok, meno male, ha sbagliato il passaggio, raga. Devo che riuscisse a passare. Bravo, raga, mi mette in difficoltà, Ok, l'ho chiuso anche il cross. No. Vai, Allison. In sicurezza. Finirà così il primo tempo su questo rinvio. Infatti. Primo tempo archiviato, 1-0 per noi. Gol di Neymar con assist di Rafael Leao. Ok ragazzi, siamo in campo, secondo tempo che inizia in questo istante. Neymar subito perde un brutto pallone, occhio che potremmo beccarci il contro kickoff. Invece la recuperiamo. Vai Neymar. No, se fosse riuscito a passare ragazzi, quello era gol di là. No. Ce la fa. Esci. Ce la fa. Ok, Puyol a servire Messi direttamente. No! Dai, che buono ancora. Dai, Rafael. Calcia Rafael, rimane lì e poi Neymar. La doppietta personale del brasiliano. Diciamo che l'azione comunque l'ha creata anche questa volta Leao, con il tiro che è stato parato. Sì, vabbè, dopo la respinta del portiere ormai non lo dico più, si sa, sia contro che a favore. Molte volte la respinta del portiere si va a depositare sui piedi di un compagno di squadra della squadra chiaramente che ha effettuato il tiro e quindi poi è gol. Tieni la difesa, tienila. No, no. Che super rimpallo, ragazzi. Clamoroso. Meno male che... va. Ragazzi, da quel che ricordo io, se il pallone lo tocca... Da quel che ricordo io, se un pallone viene toccato dalla squadra avversaria, cioè c'è il fuorigioco. O sbaglio? Sto sbagliando io, raga. Era fuorigioco quello, in teoria. Perché... forse perché il rimpallo era involontario. Forse per quello, raga. Non era un retropassaggio. Il rimpallo era involontario. Forse per quello. Comunque fuori gioco. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate.
Leao, fallo, sì. Adesso tocca pure fare dei cambi. Facciamo dei cambi. Allora, con Calves gli diamo del riposo e mettiamo Ronaldinho. Leao lo lasciamo lì. E Guti lo sostituiamo, mettiamo Modric. E per il resto, forse Messi. Sì. Messi è stanchissimo. Lì va bene pure Batistuta. Va benissimo. Certo, possiamo sostituire volendo Rafael Leao e Batistuta, e sicuramente è meglio. Substitution on the field. Number 23. Erling Haaland. Number 13. Neymar. Troppo lentino Leao in quella situazione. Non ho avuto il tempo di fare niente. Non distraiamoci, perché la partita non è per niente vinta, ragazzi. La partita non è per nulla vinta ancora. Vai Ronaldinho. Mamma Neymar. Si va da Neymar. Mamma mia, no! Mentre stavo tirando, gliel'ho fatta a destra e a sinistra. Mamma mia, è andata bene, ragazzi. La Messi è fatale. È andata bene. Fuori. Perfetto. Per adesso sta maturando la vittoria, raga, ma ancora non è detta l'ultima parola, perché sto gioco è strano. Meno male che ha tirato. Ci è andato comunque vicino, ma se avesse visto il compagno che si stava inserendo sulla destra, un filtrante, stavi davanti al portiere, amico. Proprio in testa lo si è andato a prendere. Meno male che Mbappé non riesce a stoppare questo pallone. No. Ormai quando avevo capito di aver sbagliato era troppo tardi. Vabbè, ma è fallo, beh sì, fallo sì. Mamma mia, Ronaldinho. Sono riuscito a passarla di prima. Comunque Ronaldinho è il giocatore che fa i doppi passi migliore, ragazzi. Se vi piace il doppio passo, Ronaldinho. Dovrebbe avere anche tutte le altre, compresa la crocchetta, visto il livello di skill che aveva nella realtà Digno. Però le altre non gliel'hanno messe. È molto più skillato nei mani. Finisce così. Vinciamo anche questa contro un player di divisione 1. Con doppietta di questo Super Saiyan qui. Partita dove comunque gli vedete più tiri, avete visto la motivazione, ha tirato
molto spesso con il cross e faceva i colpi di testa e chiaramente non andavano a buon fine, quelli li conta come tiri, ha spammato un sacco di cross sensazionali. Potevamo anche stare 3-0, raga, mi sono mangiato alcune occasioni. Adesso attualmente la classifica ancora non è aggiornata a quanto pare, però sicuramente non siamo 4.000 e qualcosa, siamo molto di più. Beh ragazzi, io direi che per questo episodio può bastare così. Fatemi sapere chiaramente nei commenti se vi siete divertiti, come già detto fatemi sapere come sta andando la vostra scalata e se volete che io provi qualche giocatore in particolare. Mi raccomando, lasciate mi piace, mi raccomando commentate, perché l'ho già detto ma lo ripeto, se volete un altro episodio di questa serie domani, appunto entro 24 ore dobbiamo arrivare a 90 mi piace e almeno 50 commenti sul video. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro Simoplay. Bella ragazzi! Words to my actions, magic in my eyes everlasting.